Il Vicenza d'esportazione gioca tranquillo, nonostante debba subire l'avvio arrembante del Legia. Ma esaurita la carica, i polacchi capiscono che il loro compito è quasi proibitivo. Un solo tiro nel primo tempo è un po' pochino per sperare in qualcosa. Il destro di Bednarz alla mezz'ora è insidioso, ma c'è brivio sicurissimo a terra. La risposta biancorossa si fa attendere 14 minuti. La firma di Carlo su punizione in collaborazione con Dicara. Shamotulski è attentissimo. Nel secondo tempo, al decimo, il Legia trova il gol della speranza grazie a un lampo di classe di Kasperchak. Luiso potrebbe rimettere le cose a posto a 14esimo. Il suo colpo di testa supera Shamotulski ma si infrange contro il palo. Il Legia sfrutta anche la tensione che divora i vicentini. L'uruguaiano Canals offre a Caruan una clamorosa palla gol. E poi tocca a Beghetto omaggiare Stania che di un'occasione piuttosto invitante. Il Legia spinge ancora con Sokolowski, sinistro fuori di un soffio al 24esimo, ma deve subire qualcosa anche in fase difensiva. Zauli è pericoloso da fuori aria. Viviani, poco dopo, su calcio d'angolo, non inquadra la porta. La sfida regala continue emozioni. Sokolowski, ancora lui al 31esimo, trova lo spazio in area vicentina, ma non la rete che trascinerebbe il suo Legia ai tempi supplementari. Shamotulski, il portiere, collabora attivamente perché se non ci fosse lui a deviare il sinistro di Beghetto sarebbe tutto inutile. Ma tutto diventa comunque inutile al 41esimo quando Zauli colpisce al cuore il Legia sbilanciato in avanti. La storia è servita.